Ciao a tutti e benvenuti in questa prima puntata di Sfide di Smartphone Photography, un nuovo format YouTube ideato da me, dove ad ogni puntata partirò in viaggio per mettermi alla prova e per mettere alla prova uno o più smartphone in sfide e generi fotografici particolari, o perché no anche nella realizzazione di video, magari cinematografici, portandovi sui miei set. Io sono Vincenzo De Caro, sono un operatore di camera e direttore della fotografia e da circa 2 anni collaboro insieme a Xiaomi nella realizzazione di cortometraggi ad alto budget girati interamente con smartphone. Oggi vi porterò a Londra insieme a Redmi Note 11 Pro e iPhone 13 Pro in quella che sarà la sfida della doppia esposizione. Dopo la sigla vi spiego meglio di che cosa si tratta. Non vi invito adesso a mettere like al canale perché avete già fatto un piccolo atto di fede cliccando su questa prima puntata, ma più tardi ve lo chiederò, e direi che possiamo cominciare immediatamente. L'obiettivo di questa sfida sarà quello di creare una doppia esposizione, ovvero la somma di due foto scattate allo stesso scenario ma con parametri differenti. La doppia esposizione si può utilizzare in tantissimi modi, ma in questo caso io voglio andare ad unire uno scatto più statico, che sarà quello dedicato al nostro soggetto, ad uno scatto realizzato con tempi molto elevati, ovvero una lunga esposizione, che possa immortalare il caos cittadino che circonda il nostro soggetto. Tutto questo di giorno, il che complica un po' le cose. Parte del lavoro si farà in post-produzione, ma la fase di scatto sarà abbastanza articolata e se si sbaglia qualcosa sul campo, difficilmente dopo si potrà rimediare al PC. Yolanda non vuole apparire, sembra che non ci sia, ma in realtà è qui dietro, eccola lì. Ha deciso comunque London Bridge. Ma questa è violenza. Sì, qua scatta la denuncia. È da un po' che stiamo passeggiando in centro e lo scopo della giornata oggi sarà solo e soltanto quello di osservare. Non conosco la città, la vivremo a mo' di sopralluogo. L'unico scopo della giornata sarà quello di trovare un punto ideale per fare il nostro scatto. Abbiamo esplorato un grosso quartiere finanziario, stupendo, molto bello, ma secondo me non è ideale per questo scatto. Le vie sono corte e prive di profondità particolari, anche a causa dei tantissimi grattacieli tutti vicini. Inoltre, essendo un ambiente lavorativo, non c'è un grande caos durante il giorno e a noi il caos serve. Volevo farvi vedere quello che ci siamo portati per scattare questa foto. Ricordiamoci che il nostro obiettivo è quello di scattarla in pieno giorno, ok? Quindi fare una lunga esposizione in pieno giorno comporta un ingresso di luce dentro alla macchina, in questo caso allo smartphone, che è altissimo e quindi solitamente porta ad avere una foto che è totalmente bianca. È per questo motivo che utilizzeremo un filtro ND, è un semplicissimo vetro nero che blocca il passaggio della luce. Questo è il modo in cui agisce, lo potete vedere sul mio volto, è un filtro variabile, quindi posso regolare l'intensità a mio piacimento. Se fate un acquisto di questo tipo, puntate proprio su un modello variabile, perché se invece prendete quelli a stop fissi vi ritroverete ogni volta a doverlo cambiare, a metterci molto più tempo per trovare le impostazioni e i parametri ideali per scattare la vostra foto. È un ND, quindi è a densità neutra, questo vuol dire che influisce soltanto sull'esposizione, quindi la luminosità della nostra foto, per semplificare. Assolutamente non va ad intaccare i colori o in teoria neanche la definizione e quant'altro. Questo dipende ovviamente dalla qualità del filtro. Ehi, stavo facendo un video sull'attrezzatura mentre ti aspettavo. Così. È arrivata Yolanda, quindi andiamo avanti dopo. Sì, guarda che sfondo! Ti ho preso la merendina. Finisco di mostrarvi l'attrezzatura, ho portato anche dei filtri di diffusione, oltre al filtro ND, che servono a diffondere un po' le alte luci e che quindi per un'eventuale foto serale potrebbero dimostrarsi interessanti. Guardate l'effetto. Questo è il più debole, il 10%, ora vi faccio vedere il 20%.
il brand and moment, questo simbolino qui. La prima giornata non è un successo per i sopralluoghi. Vedremo domani come andrà. Ci recheremo in una zona più centrale. Ok, siamo ad Oxford Street e qui lo scenario è decisamente quello che ci serve per andare a creare il nostro scatto. C'è un caos allucinante sui marciapiedi e un caos per strada. Siamo a Trafalgar Square, c'è questa via frontale alla piazza che affaccia direttamente sul Big Ben e c'è una sorta di rotonda su cui si può tranquillamente camminare, dove abbiamo tutto il tempo di scattare la foto e di attendere il giusto momento per quanto riguarda il traffico. Con la lente 3x dell'iPhone sicuramente funziona. Ho trovato un altro incrocio carino, forse questo è ideale per la foto con il Redmi, è questo qui che sta alle mie spalle. Abbiamo trovato la location, abbiamo anche trovato un soggetto disposto a farsi fotografare, abbiamo chiesto a questa ragazza se le andava e ha accettato, quindi cerchiamo di fare bella figura. Last second, Elena, eh? Non è necessario impostare la lunga esposizione, ma possiamo lavorare su dei parametri normali. Vediamo ad esempio così. I like the leg. Yes. Watch this building. Ok. La prima foto adesso ce l'abbiamo. Quello che dobbiamo fare è mantenere il telefono immobile, spostare il nostro soggetto. Thank you, Yelena. Done. Cool. Mettere il filtro ND, allungare il tempo di esposizione e catturare il traffico in movimento. Dopodiché andremo a matchare le due fotografie. Inseriamo il filtro ND. Ok, allunghiamo l'esposizione. La portiamo a, secondo me, 4 secondi potrebbe essere interessante. Chiudiamo il filtro ND ed ecco che andiamo a correggere l'esposizione. Io tengo il fuoco su automatico, come vedete, perché è uno scenario molto semplice da leggere per lo smartphone. Cerchiamo di tenere il cielo ben esposto, perché tanto le ombre, ricordate che facciamo sempre in tempo a recuperarle. Imposto un tempo, un ritardo, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo se usiamo la lunga esposizione. 3 secondi sono sufficienti. E adesso vado anche a mettere con delicatezza il filtro di diffusione, perché ci sono i fari delle auto, le luci della città forse iniziano ad accenderle se siamo fortunati, e quindi cerchiamo di creare quell'effetto che avevo fatto vedere prima. E posso andare a fissare il filtro di diffusione proprio sopra il filtro ND. È per questo che non rinuncio mai a questo cage della Beast Grip, perché mi permette di lavorare in maniera veramente classica, come se stessi lavorando con una fotocamera normale. Vedete i fari di quell'auto che già sono, che risultano molto morbidi e diffusi, e proviamo a catturare il traffico. Ed ecco finalmente le prime due foto che, sommate e lavorate in post-produzione, ci portano al primo vero scatto. Realizzato con il Redmi 11 Pro in modalità manuale ed editato con Snapseed direttamente dallo smartphone. Se vuoi un approfondimento su come arrivare a questo risultato con Snapseed, scrivimelo nei commenti. La giornata 2 mostra i primi risultati, ma il bello arriverà domani. Come si dice? Ecco questa patetica scena di me che cerco di imparare da Yolanda come chiedere a un tizio se vuole farsi fotografare. Abbiamo incrociato questo ragazzo, mi è sembrato interessante, alla fine ho blaterato qualcosa e ha accettato. Bene così. Siamo a Oxford Circus, proviamo a fare questa foto. Ho scelto questa scalinata, voglio posizionare Yolanda al centro, fotografarla e poi fare un effetto mosso su tutto il caos attorno a lei. Sfrutterò questa ringhiera per fissare il Joby e tenere lo smartphone immobile. Fissato il Joby sulla ringhiera, per la prima foto a Yolanda non metto nessun filtro ND, perché è una foto che verrà fatta con i parametri normali. Per la lunga esposizione poi inserirò il filtro. Mi raccomando ragazzi, pulite le lenti prima di effettuare lo scatto. Scendi le scale, approfittiamo di questa fermata che è chiusa, quindi ci sarai solo tu sulle scale. È come se ti lasciassi un po' la città alle spalle, quindi occhiali, mano sulla borsa, stai un po' scappando dalla città.
e puoi tranquillamente scendere davvero, non c'è bisogno che stai in posa perché tanto con la fotocamera sono ok. Vediamo direttamente dallo schermo dello smartphone adesso. Ok, rifallo un'altra volta. L'ultima. Vai, sguardo basso. Ok ragazzi, adesso ho inserito il filtro ND, come potete vedere ho alzato i tempi, arriviamo a 2 secondi, chiudiamo girando la ghiera per correggere l'esposizione. La solita cosa importante è quella di attivare un timer di 3 secondi, ok? Ecco qua, 3, 2, 1. Ci siamo spostati su una fermata che invece è aperta in modo da creare un effetto differente. Proviamo con iPhone, quindi con un singolo shot in modalità live e vediamo come si comporta. Non sto a utilizzare un'app di terze parti su iPhone perché secondo me ha poco senso. L'obiettivo adesso è capire in maniera rapida se riusciamo a ottenere questo effetto oppure no. Siccome sul Redmi ho utilizzato soltanto l'app stock, utilizzo l'app stock anche qui e vediamo le differenze. Del resto è proprio la filosofia di Apple quella del punta e scatta, quindi cerchiamo di farla funzionare. Niente da fare, la modalità live non funziona, il punta e scatta è impensabile per ottenere questo effetto nonostante il buon software di iPhone. Ci ha comunque portato a dei vantaggi perché senza dover usare filtri ma affidandoci al software possiamo andare a creare 2 foto, una normale e una in modalità lunga esposizione, ed unirle come abbiamo fatto con il Redmi per ottenere il risultato finale. Ci spostiamo a Trafalgar Square e proviamo a usare la feature in più di iPhone, ovvero il teleobiettivo, in quello scenario che ho trovato ieri e vediamo cosa succede. Stiamo facendo una prova qui davanti a Trafalgar Square. Per par condicio con l'iPhone proviamo anche un'app che ci permette di entrare in modalità manuale e quindi di scattare la foto in maniera classica. E quindi adesso scatto una foto al traffico in movimento non appena compare e dopodiché scatto una seconda foto in modalità normale, non lunga esposizione, a Yolanda. E come prevedibile, avere un teleobiettivo ci aiuta non poco in certi scenari. Il procedimento di doppia esposizione dell'immagine tramite Snapseed è sempre il medesimo e il risultato lo reputo ottimo. A Yolanda è venuta in mente una location perfetta per un ultimo scatto, ma la luce sta andando via e quindi si corre. Ok, forse questa è davvero la situazione perfetta. Il soggetto è posizionato al centro di un ponte di fronte a un monumento simbolo della città, con le macchine che sfrecciano in diagonale da destra e da sinistra. E per quanto l'iPhone mi faccia impazzire perché anche con l'app ProCam pagata 10 euro non riesco a scattare totalmente in manuale, questa è decisamente la foto più riuscita del viaggio. Avevo visto Londra solo di passaggio e molti anni fa, e poterla vivere attraverso questa sfida mi ha permesso di osservarla a fondo, lasciandomi ispirare da colori, geometrie e situazioni molto diverse rispetto a ciò a cui sono abituato. Bene, io mi auguro che questa prima puntata vi sia piaciuta. Mi lancio in un breve momento di considerazioni finali, e dico breve perché vi ricordo che per ogni episodio che uscirà qui su YouTube troverete un articolo corrispettivo sul mio blog, sul sito www.vincenzodecaro.com. È un articolo di approfondimento dove troverete anche i file delle foto ottenute alla massima risoluzione. Sul mio sito poi trovate altra robina interessante, come ad esempio un pacchetto di preset Lightroom in offerta al momento a 5,99 €. Detto ciò, che dire di questa sfida? È stata affrontata volutamente con smartphone di fasce molto molto lontane,
ma nonostante questo non mi sento di decretare un vincitore assoluto. Questo perché, se da un lato è vero che iPhone ci restituisce inevitabilmente dei file molto più corposi, perché la gamma dinamica è migliore, perché il sensore è più performante, perché posso scattare in RAW soprattutto, e quindi in post-produzione, specialmente in una sfida come questa, si sente quando vado a recuperare le ombre, quando vado a toccare i colori soprattutto, il file si mantiene in qualche modo buono. È anche vero però che invece nella fase di approccio allo scatto mi sono trovato davanti, come già un po' sapevo, a due mondi totalmente differenti. La possibilità di scattare in manuale con l'app predefinita di Xiaomi, l'App Stock, potendo toccare tutti i parametri come voglio e quindi di fatto di potermi approcciare come se questa fosse una reflex a cui poi devo adattarmi per quanto riguarda i limiti tecnici, no? Però mentalmente l'approccio tecnico è stato lo stesso identico e mi ha permesso di raggiungere il risultato in pochissimo tempo, o meglio, di mettere da parte il lato tecnico abbastanza velocemente e di potermi concentrare su altro, e il risultato lo reputo più che ottimo. Su iPhone così non è andata. L'approccio l'ho dovuto un attimo inventare al momento, perché sapevo già, e questo lo ripeto, un difetto enorme, che l'app Stock di Apple non ha modalità manuale. C'è questa modalità live dedicata alle esposizioni lunghe, grande vantaggio perché possiamo andare a ottenere un'esposizione lunga senza mettere il filtro ND, ma comunque dà dei problemi e non andava bene per questo genere di fotografia. Ho provato ad acquistare, prima di partire, un'applicazione di terze parti, una delle più gettonate, da quello che so, ProCam 8 mi sembra sia la versione. Non potevo immaginarlo, avendola pagata anche ben 10 euro, che per un'app non è poco, di arrivare sul posto e di scoprire che i tempi di esposizione erano bloccati a un secondo. E che per andare oltre c'era, ancora una volta, una modalità semi-automatica dedicata. Questo mi ha creato veramente fastidio, nervosismo lì sul posto al momento, e anche mancanza mia perché magari non conosco benissimo il software, e qui evoco gli utenti Apple e iOS a consigliarmi, a farmi sapere che tipo di approccio avrebbero adottato loro, ma comunque nel complesso questa cosa la reputo super limitante, e in un telefono da oltre 1000 euro è veramente impensabile nel 2022, dove ormai la fotografia da smartphone ha un'importanza, un peso, è stata sperimentata in ogni dove, dalla fotografia professionale al cinema. Non può non esserci una modalità manuale che mi permette di fare quello che voglio. Io vi rimando all'approfondimento sul sito per farvi un'idea migliore. Vi ricordo che ho lanciato questo format per divertirmi. La fotografia still non è il mio lavoro, benché meno lo sono questi generi così particolari dove andrò a cimentarmi, e quindi non c'è la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma semmai di trasmettere quello che so e possibilmente di imparare qualcosa. Ma a questo proposito, se avete qualcosa di bello o di brutto da dire, potete farlo qui nei commenti, potete mettere like al canale o al video se vi è piaciuto, e noi direi che ci vediamo alla prossima sfida di Smartphone Photography.